Buongiorno. Oggi vorremmo parlarvi della pinza romana, ovvero della pizza in pala, che nell'ultimo decennio ha riscosso un enorme successo. Le sue caratteristiche sono la sua forma, che deve essere leggermente allungata, sarà la sua digeribilità, dovuta alle lunghe fermentazioni, e la particolare friabilità che deve avere, ovvero una crosta veramente molto sottile e croccante e l'interno morbido. È per questo che lo staff di Cresco ha pensato di agevolare il vostro lavoro e preparare una farina bilanciata chiamata Pizza Roma, che racchiuda all'interno tutte queste caratteristiche. Per poterla produrre possiamo utilizzare due metodi: il metodo indiretto, ovvero con la preparazione di un primo impasto, una fermentazione di 12 ore in frigorifero per poi andarlo a rimpastare la mattina seguente, o addirittura con un metodo diretto, leggermente più veloce, con un impasto unico. Ora andiamo a vedere tutti assieme come preparare la pizza col metodo indiretto. Dopo la lunga fermentazione della biga, troverete l'impasto più che raddoppiato. A questo punto io suggerisco sempre di lasciare acclimatizzare a temperatura ambiente l'impasto per 15-20 minuti e poi potete tranquillamente procedere con la fase del secondo impastamento. Dopo un riposo di circa 40 minuti troverete l'impasto un pochino lievitato. A questo punto è ora di dare la formatura alla nostra pinza romana. Andremo ad infarinare leggermente il tavolo di lavorazione. Ricordatevi che l'impasto è molto idratato, perciò è di una consistenza molle. Rovesciate l'impasto sul tavolo. Infariniamo leggermente anche la superficie. E andremo a fare le nostre pezzature. Per una pinza, una volta cotta della misura di mezzo metro, andremo a pezzare 500 grammi. Giustamente, se vogliamo fare la pizza da un metro, andrò a pesare un chilo di pasta. Andate a pesare il vostro impasto e andate a dare una forma leggermente allungata in modo delicato, senza sgonfiare l'impasto. Una volta formato, andiamo a depositare all'interno delle casse i nostri panetti ottenuti. Se dovremo andare a fare una pizza rotonda, giustamente andremo a dare una forma arrotondata. Abbiate cura sempre di chiudere bene l'impasto, mi raccomando, senza degassarlo. Dopo circa 2 ore l'impasto sarà lievitato perfettamente, andremo ad uniformarlo ed infornarlo.